Ed eccoci qua, il settore zero, la vera area di parkour di questo gioco. Certo, la parte prima non era male, ma qui ci sono tetti su tetti. Jade, sono Crane, mi ricevi? Jade, sono Crane, mi senti? Che cazzo vuoi? Va bene, devo affidarmi ai talenti locali. Troy, sono Crane, mi ricevi? Sono dalle tue parti al momento e vorrei collaborare con te. Dove posso trovarti? Vieni pure! Nello zero. È fantastico! Vedi un paio di torri, una più alta dell'altra, con una delle marcature intorno. Le chiamiamo il nostro loft. Vai da quella parte, ti aspetteremo. Certo, quindi... Dottor Camden, mi sente? Sono Crane. Camden, mi sente? Crane? Sì, sì, la sento. Che succede? Sono nel settore zero. Jade è con lei? No, non è ancora riuscita a raggiungermi. Non è facile, sa. Mi sono dovuto sentito qualcuno urlare a causa degli sgherri di Rice. A proposito, dottore, sta bene? Intrappolato nel laboratorio, ma al sicuro. Da. Venendo qui? Sì, sì. Non ancora, dottore. Devo trovare Jade e recuperare le ricerche di Zer. Poi verrò da lei. Va bene, aspetterò. Non che abbia altra scelta. Esatto, sto dicendo, non è che hai tanto altro da fare. Dove? Eccoli là. Stavo dicendo, dove sono i jet? Penso che a livello di trama non manchi molto prima che vogliano bombardare questa zona. Una mazza da baseball, che bello. Ok, è esattamente come mi ricordavo. I tendoni non ti fanno danno. Ecco qua, coso della polizia. Ah, macete verde. Però c'è un venditore qua sopra. Andiamo a vedere. Ehi là. Sì, mi servirebbe qualcosa di buono, tipo una mannaia orientale, però già ce l'ho, grazie. Anzi, in realtà sì, mi serve qualcosa. Mi serve che tu mi compri la mia roba. Vabbè, $1000 l'uno. Non è il meglio, ma sicuramente non ci fa schifo, dai. La katana mi sta facendo un po' schifo, in realtà. Non taglia bene. Drop aereo. E sono diventato visibile proprio nel momento peggiore. Ecco fatto. Dai che ci manca anche poco per salire di livello. Vediamo cosa c'è dentro. Ecco fatto. Solo che non vedo. Vai, 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 vai. Prima che arriva. Prima che arriva, vai. Che cazzo. Ecco fatto. Ah, che bello le armi silenziate. Camionetta della polizia. Con coltelli merdosi, grazie. Le cose subsoniche, ma io come le cambio? Come cambio le munizioni? Chi c'è qua dentro? Uomini di Raiz? Ovvio. Mi dispiace per voi, ma sono silenziato. Ecco qua. Ma levati! Coglione di merda. Oh, e così rubiamo altra roba a Raiz. Oltre al danno, anche la beffa, Raiz, eh? Ti darei volentieri una mano, ma sai, ne ho una di troppo. Allora, abbiamo un punto da spendere in forza, che è il penultimo punto che spenderemo in forza. Il prossimo è questo. Esperto di combattimento, diventi il miglior combattente della zona di quarantena. Puoi combattere senza sentire la stanchezza, insomma. Swing senza mai perdere stamina, giusto? Sarebbe meraviglioso. Devo dire che la zona qua delle chiese e della città in generale a me piace veramente un sacco. E dobbiamo salire in cima per andare da Troy. Credo che tra l'altro questa sia l'ultima zona che ho visitato appunto prima di smettere di giocare la prima volta. Cioè mi ricordo che ero arrivato in città e avevo sbloccato, diciamo, questa zona. Ma oltre a quello non mi ricordo proprio nulla. Cioè già del gioco base in generale della storia. Sì. Dove persona. Sei? Ah, ecco, sono ciao Michael. Troy ti aspetta nel nostro loft. Ah, una sfida. Trova tutti i razzi, magari dopo. Grazie Michael. Crane, che piacere. Allo? Sono Savvy. Se ti serve roba tecnica, parla con me. Ho quasi trovato il modo di aggirare il blocco delle comunicazioni. Forza. Ah, ottimo. Fammi indovinare, ti darò una mano. Sono Kyle Crane.
piacere abbinare un volto alla voce. Sei carina. Stai cercando Jade Aldemir, vero? Sì, sì, l'hai vista? Sai dove si trova? No. Jade, sono Troy. Mi ricevi? Parla pure, Troy. Jade, sono Crane. Ascolta, so che stai andando da Camden, ma la sua clinica è circondata da zombie e dagli sgherri di Race. Aspettami, ti aiuterò. Crane, stammi lontano. Sentire la tua voce mi fa pensare solo a mio fratello. Ovviamente. Ascoltami, il fatto è che ero al servizio del GRE. Dovevo scoprire dove Race avesse inviato un file segreto, ma ormai non importa più perché sono stato contattato dal ministero. Volevano bombardare la città, ma li ho convinti ad aspettare, perché vogliono le ricerche che hai con te. Dobbiamo trovare un modo di far sapere loro che ce li abbiamo. Brutto bastardo. Jade, cosa ti aspettavi? Ovviamente. Crane, l'ultima volta che le ho parlato era all'università. È a est di qua. Se quello che hai detto è vero anche in minima parte, devi trovarla. Come si sono azzittiti tutti? Proprio. Va bene, stiamo calmi. Allora, l'università si trova qui. Noi siamo qui. Io direi di farmi un giretto. Abbiamo molto da vedere. Un'altra cosa, Crane. Dimmi. Ah, una missione, immagino. Raissa ha mandato alcune delle sue squadre d'assalto nella città vecchia. Sono qui da poche settimane, ma hanno già fatto un mucchio di danni. Ovviamente. Compiono continue razzie e terrorizzano i superstiti. Si direbbe quasi che Raiss abbia ordinato ai suoi uomini di essere quanto più brutali possibile. E sicuramente così. A tutti della sua presenza in città. Sono ben difesi. Oltre al quartier generale dispongono di 2 avamposti dove raccolgono provviste. So per certo che hanno ammassato una grande quantità di scorte. Qualche provvista sarebbe utile. Ci faresti un favore immenso. Ovviamente. Dove si trovano quegli avamposti? Il primo è in un complesso di uffici. L'altro nei locali dell'emittente radiofonica. Forse andrò a far loro una visita. Ovvio. Allora, prima che ce ne andiamo, posso andare dal venditore di questa zona? Come faccio a scendere senza morire? Direi da qui. Serve un nuovo equipaggiamento? Sì, chi è? Sei tu? Ah, per una volta che speravo. Accetta come mio segno di scambio queste carabine della polizia, allora. Oh, aspetta. Tessuto di fulmine. Ah, è quello che aspettavo, finalmente. Non ne avrò farmati molti, però. Già $57,000. Dentro un negozio ho trovato un'altra pistola tedesca arancione. Questo vuol dire che la posso trasformare nel sussurro strappato. Abbiamo però poche lattine e pochi elementi chimici. Io poi tutti i materiali che trovo li compro. Cioè, nel senso, nastro adesivo, la lattina, gli elementi chimici, io li compro dai negozi. Com'è possibile che ne abbiamo così pochi? Quindi abbiamo al momento la pistola Vulcan, che è molto veloce, il sussurro strappato, la morte vertiginosa e il fucile d'assalto. Quindi 736, 572, 494, che è inferiore a tutte le altre, però è veloce e soprattutto l'ultimo colpo esplode, e questa silenziosa. Non penso di potermi lamentare delle nostre armi momentaneamente. Quindi Jade si trova di là. Di là però... dove? Scopriamolo. Ale! Morto. Scusa un attimo. Ma dai, hanno fatto il murale con Dying Light 2. Perché avevo visto quella roba lì, però non avevo visto la scritta. Dio mio. Allora, un po' sono incuriosito da Dying Light 2. D'altra parte, in realtà, so che molti non hanno apprezzato il gioco, quindi sono un po' combattuto. Addio allo zombie. Beh, devo dire che già averla cambiata in arancione, questa pistola... Dove sei? Ah, eccoti. Fatto. Ma solo falcetti troviamo, ma che palle. Vorrà dire che questo falcetto lo userò per qualcosa. Ci sarà una ricetta decente con un falcetto, no? Liberiamo anche questa zona. Però scusa un attimo, io mi sto confondendo su un'abilità. Ah, devo premere cerchio quando sono in volo, non R2. R2 con le armi a una mano. Non è propriamente intelligente come cosa, ma... vabbè, me la faccio andare bene lo stesso. Cercherò di ricordarmelo. Che è successo?
Stavo sbloccando una casa e mi è esploso qualcosa dietro. La madonna, ma quanti fumatori ci sono ad Arran? Dio mio, questa non è un'epidemia zombie qua. Caffè, sigaretta, epidemie di diarrea tutto il tempo qui. Fucile arrugginito. Il fatto che sia arrugginito non mi lascia molto tranquillo, però è arancione. Fa 1000 di danno. Beh, vediamo. Vedi, tutta la roba qui, io la compro. Eppure ne abbiamo pochissima, non capisco come sia possibile. Vabbè, vediamo cosa possiamo fare con col fucile. Tempesta di sabbia, cannone Ox, fucile pesante HTU e lo Snowstorm. Allora, questo no. Però la tempesta di sabbia e il cannone Ox mi piacciono. Fucile a colpo singolo non solo può polverizzare tutti i nemici che si parano davanti, può anche incendiare gli eventuali sopravvissuti al colpo. Uilla. Colpisci i nemici con una grandinata di proiettili. Allora, nonostante questo sia semplice, però mi piace l'effetto. Ancora devo trovare una spada a due mani, però, cavolo. Io la voglio fare la Zweihander, cacchio. Ma non me la fanno fare, non ne trovo. Sono andato nella sezione progetti per vedere quanto aumentavano le statistiche. Il cannone Ox aumenta di 700 punti. E la madonna. Diventerebbe da un cannone arrugginito a una bocca di fuoco. Vediamo soprattutto com'è. D'altronde un fucile a pompa ci mancava nella lista. Com'è possibile che fa 5100 questo? Non capisco. Non capisco se sono scemo io o cosa. Facciamo che appena troviamo un'altra doppietta o un altro fucile a pompa, controlliamo di nuovo. Appena si rompono queste ultime armi, iniziamo a fare il cambio di strumenti, diciamo. I falcetti, abbiamo capito, sono inutili. Troverai roba migliore da nessun'altra parte. Me ne sono assicurato. Ah, Marcus. Ok, questo è il cannone Ox. E questo è l'altro fucile. Mi serve una cavia. Allora. Ok. Contro questo. Porca troia. Alla faccia. Sono buoni tutti e due, ti dirò. Proviamolo solo degli esseri umani. Ho finito. Hai capito? Beh. Buongiorno. Sono entrambe un'ottima scelta. Se troviamo un altro fucile arancione, lo faccio anche espresso HTU. Vale la pena di entrambi. Oh, c'è un piccione morto, poverino. Comunque, siccome non mi va di portarmi più di una stessa cosa, e nonostante in realtà il cannone Ox sia una buona arma, credo che terrò l'espresso per il momento. Il cannone magari lo usiamo così giusto per divertirci ogni tanto. È una bella bomba in tutti i sensi, però questo perlomeno c'ha più cartucce. Cesta di Reis rubata. Tizia che urla abbattuta. Due tizi che urlano abbattuti. Tre tizi che urlano abbattuti. E camionetta della polizia saccheggiata. Falcetto. Oh, strano. Piede di porco verde, wow. Con tutte ste sigarette potrei aprire un tabaccaio. Oh, gli ho fatto fare un bagnetto. Altra cassa di Reis che non posso aprire. Ah, ecco perché. Ancora, ma basta. Non sai nemmeno. Lo riconoscete? È uno dei runner di Brecken! Prendetelo! Ma vai via! Cretino di merda! In tutto questo non so quanto tempo è passato per voi, ma per me è già passata mezz'ora e non sono ancora arrivato da Jade, perché mi sono messo a girare a cazzo per tutta la città. Però mi sa che siamo arrivati all'università. Eccoci qua! Buongiorno! Ehi amico, hai visto una donna di nome Jade Aldemir? Capelli scuri, lunghi, una tipa dura. Sì, tosta, eh? Parlava con... come si chiama laggiù? Grazie. Come si chiama? Sembrava una super cazzola, sembrava mi stesse prendendo per il culo. Jade? Jade, dove sei? Bella l'università. Che cosa vuoi? Sono uno dei runner di Brecken. Dannazione. Allora, tu aspetta lì, che vado un attimo dal venditore. Piccone favoloso! I soldi si fanno, eh? Vediamo cosa possiamo fare con coteste piccone. Potrei fare un martello. Beh, non è propriamente la stessa cosa, però. Oppure la mannaia di recupero. Allora, col martello gli aumentiamo la durevolezza. Con la mannaia gli aumentiamo tutto.
Fra piccone e mannaia. Vabbè, proviamola. È di Rust. Vediamo cosa esce fuori. Ti va un affare? Ti va un affare? Vediamo questa mannaia di recupero. Buongiorno. Ehi, puoi aiutarmi? Sto cercando una giovane donna, capelli scuri, minuta, una tipa dura. Si chiama Jade Aldemir. Sì, era qui. Non è andata via da molto. È rimasta qui per un po', con una faccia... Sono io la causa, andata, tranquillo. E poi se n'è andata. Maledizione, ha detto dove stava andando? No, ma tu sei Crane, giusto? Ha lasciato questa... Un messaggio con scritto vaffanculo. Perché l'avrebbe lasciata a me? Beh, non saprei per certo. Ma mi ha chiesto di dirti mai più. Non so cosa voglia dire. Vattene dall'università. Prima accettiamo tutte le missioni secondarie, però. C'è un fornitore? Vorrei dargli il pacco. E detto così suona male, vero bimbo? Buongiorno. Mi fa piacere rivederti. Ah, Spike. Hey, Spike. Oh cazzo, come ci sei finito qui? Non è stato facile. Comunque, Brecken ti saluta. Buongiorno anche a lui. Adesso puoi trovarmi sempre qui, ok? Quello che avevo da darti nei bassifondi lo trovi anche qui. Sentiti libero di usare tutto. Sì, grazie. Grazie. Spike. Tranquillo, amico. Alla prossima. Bella, bella. Allora, tu sei quindi il mio fornitore, tieni. Perché mi guardi così? Comunque, sono sicuro adesso, avendo rivisto la zona, che questa è l'ultima cosa che ho fatto. Mi ricordo esattamente questa struttura e poi dopo il gioco non l'ho più toccato la prima volta. Ovviamente non per cattiveria, ma proprio perché in quel momento stavo giocando a mille altri giochi e alla fine questo l'ho lasciato da parte. Jade, sono Crane, mi ricevi? Jade, mi senti? Sì, come no. Niente. Troy, sono Crane, mi ricevi? Giusto per contattarti. Savvy ha trovato un modo per aggirare il blocco. Faresti meglio tornare qui. C'è una cosa che devi vedere. Certo, signora. Di che si tratta? Quello che sta succedendo all'esterno, devi vederlo con i tuoi occhi. Torna qui e basta, d'accordo? Dico certo. Va bene. Tra l'altro mi mancano veramente pochissimi punti per salire di livello di attacco fisico. Gioielli? No, un coltello Kukri e sì, dei sacchetti pieni di cose. Che esagerazione. Ecco qua. Oh, gli esseri umani sono più facili da tirare giù degli zombie con le armi. Certo, con un colpo in testa siamo tutti uguali, vero? Dai, quanti colpi alla testa mi mancano per salire di livello? Non penso molti ormai. Spero che tu sia l'ultima. No. Forse lei? Forse tu? Ah, lei era l'eletta. E lui la vittima sacrificale. Con questo, miglior combattente della zona di quarantena. Finalmente. Quindi adesso tutti i punti che facciamo menando le mani li danno qua, insieme ai punti che facciamo facendo le missioni. Una meraviglia, insomma. Che poi non ho capito perché 25 di qua e 24. Ma scusami, a sto punto consumati un attimo di più e farne, non lo so, un altro slot qui per un'altra cosa, che ne so. Però scusa, giusto curiosità allora. Adesso non consumiamo più resistenza combattendo. Allora, a parte il fatto che ha fatto tunk, però carina l'arma, molto rudimentale. Ma che cazzo di suono è tunk? Allora, a parte il suono, però devo dire che sono piacevolmente sorpreso dell'arma. Ha tagliato facilmente come fosse un coltello dello Chef Tony. Taglio perfetto. Guarda. Un taglio, una testa. Un cazzo di tubo con un pezzo di ferro sopra. Martello da mattoni favoloso e un'altra pistola. Allora, la pistola, penso che siamo a posto. Il martello... Vediamo cosa possiamo farci. Oh, ma una spada a due mani ancora non l'abbiamo cagata fuori, eh. Allora, martello, martello per mattoni. Niente, posso farci ancora la mannaia. Porca di quella miseria. Va bene, il martello lo lasciamo giù. Che io poi le compro le armi, ma le lascio qui in vista di un possibile utilizzo. Non so se sbaglio io o se è il gioco stronzo, però. Per esempio, sta pala, come devo usarla? Stavate parlando di me? L'ho visto e rivisto.
ma non riesco ancora a crederci. Sentiamo. È emerso oggi un documento interno del GRE, Global Relief Effort, che se verificato implicherebbe l'organizzazione in un'enorme cospirazione criminale. Invece di trovare una cura per il virus di Arran, pare che il GRE intendesse trasformarlo in un'arma e venderlo al miglior offerente. Le reazioni nel mondo sono... No, salta alla parte importante. Era l'ultimo sopravvissuto in quarantena. Non riesco a credere di avercela fatta. Chi cazzo è questo? Sono ancora vivo, non ci credo. Piangiamo la perdita di quelle vite. Ma come ha detto qui oggi il presidente, la vita è per chi c'è ancora. L'esercito ha cercato sopravvissuti in tutta la zona di quarantena, ma sono rimasti solo gli infetti. Ma dove l'avete cercati? Secondo il colonnello Tanner, quando la decontaminazione sarà finita, l'infezione sarà debellata completamente. Certo, come no? È stato il ministero. Stanno trovando scuse per giustificare la distruzione di una città. Senti, Crane, prima che tu parta alla carica, avevamo già un piano per inviare un messaggio. Avremmo piazzato esplosivi in un palazzo e appiccato incendi creando un disegno. Troppo complicato per gli zombie. Ovviamente. Il problema è, abbiamo un runner, Michael, al palazzo giusto, ma non riesce a salire ai piani superiori. Ci sono troppi mordicarne. E odio ammetterlo, ma nessuno di noi è in grado di svolgere questo lavoro. Dobbiamo fare qualcosa adesso, cazzo, altrimenti io, tu, Jade e tutti gli altri salteremo in aria. Di a Michael che me ne occuperò io. Nel frattempo puoi contattare Jade e chiederle di incontrarmi? Hai la mia parola. Bella sorella. Dunque, incontra Michael nelle fogne. Ma che bella novità. Noi in giro per le fogne. Eccoci nella zona, ma ovviamente non sei mai da solo. C'era anche una cassa di Raiz qui. Ah, eccolo qua l'ingresso. Ovviamente, sempre tutto buio, sempre non si vede nulla. Certo che siamo sempre molto fortunati noi, eh. Devo trovare questo Michael. Qualsiasi cosa abbiano in testa le scintille, se c'è una possibilità che funzioni, devo dare una mano. Speriamo.